Siamo in compagnia del professor Manuel Fabrizio Sirignano dell'Università Sorsona Benincasa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, dicevo, a proposito di ragazzi, c'è stato proprio un incontro presso la sua università nei giorni scorsi, rivolta proprio ai giovani. C'è stato un incontro Sì. speciale, musicale potremmo definirlo così, perché in cattedra c'è stato il cantautore italiano Nino D'Angelo che ha tenuto questa lezione su questo tema, pedagogia e linguaggio musicale nella società complessa. Prima di parlare, ma soprattutto cerchiamo anche di capire perché società complessa, ascoltiamo Sì. queste interviste che sono state realizzate appena dopo, l'incontro con D'Angelo. Con questo evento di oggi abbiamo voluto dimostrare che attraverso la musica, attraverso i linguaggi divergenti, si possono lanciare tanti messaggi pedagogici che possono essere incisivi. È il caso di Nino D'Angelo, un caso di studio attraverso la sua musica, che è una musica d'autore, è riuscito a dare voce a chi non ha voce, è riuscito a dare voce al disagio delle periferie, a chi vive al di là di quel muro invisibile che esiste purtroppo nelle tante periferie, nelle tante città del mondo, affrontare temi come la guerra, temi come il razzismo, il disagio e la marginalità. Quindi come università che ha una plurisecolare tradizione pedagogica, siamo veramente orgogliosi di poter ospitare questa iniziativa. È una cosa troppo bella. Non so se merito tutto questo, però penso per il sacrificio, per come mi sono impegnato per 40 anni. Io che nasco in una periferia difficile, io sono nato a San Pietro a Patierne, che è un quartiere che ho lasciato 40-45 anni fa. L'essere la vittoria soprattutto del popolo, essere considerata dal popolo è la cosa più difficile. Il popolo mi amate e io sono frutto di quelli che non contano, sono frutto di quelli che non hanno voce. Prima tutti riferiva ai neomelodici. Quando ero giovane io non esisteva la parola neomelodico. E quando è iniziata la parola neomelodico, io scrivevo cioccolatini nella ferrovia senza giacca e cravatta, quindi era già un vecchio melodico, non potevo essere un neo, cioè come età non posso essere, è chiaro qui, non ce l'ho con nessuno, però io vorrei ripristinare gentilmente la parola signore e signore ed ecco a voi il cantante napoletano. Noi siamo i figli di Sergio Grande. Bruni, siamo i figli di Carosone, non si dice più un cantante napoletano, ditemi se è stata detta questa parola. Per 20 anni. Sì, diciamo che mi hanno fatto scrivere all'inizio, ma ci devo scrivere sempre, però diciamo per adesso è una cosa, è diventata una cosa molto più seria, perché sono più cosciente, sono misurate meglio le parole, conoscendo tanti intellettuali, diciamo. È come se avessi studiato un po', perché quando vado a cena con delle persone che mi fanno pensare, io cresco, è come se andassi a scuola, quindi il diritto alla scuola lo cerco di recuperarlo e in quello che sento mi arricchisco. Quello che sento attraverso quello che sento mi arricchisco, insomma, anche l'importanza della scuola. Sì, devo dire, l'emozione dopo diversi giorni, insomma, da quell'evento è ancora tanta. Si vede, insomma, dalla straordinaria partecipazione dei nostri studenti e non solo dei nostri studenti e da quelle parole semplici ma così forti del maestro Nino D'Angelo, che toccano il cuore e le coscienze, parole dalle quali, parole, atteggiamento, da cui emerge, una straordinaria, umiltà, umiltà che caratterizza, insomma, questo personaggio che ho avuto, diciamo, l'onore e il piacere di conoscere, insomma, penso, che sia stato veramente un momento importante. Vede, lei prima mi chiedeva, insomma, perché società complessa, perché, insomma, linguaggio musicale, musica, pedagogia, perché è una società complessa, ossia una società caratterizzata da linguaggi diversi, da
diciamo, è una società, come ci dice Bauman, liquida, in continua trasformazione, in continua evoluzione. Ci sono tanti linguaggi, c'è il linguaggio dei social, il linguaggio della musica, i linguaggi divergenti, il linguaggio del cinema. Quindi la formazione, la pedagogia deve utilizzare questi linguaggi, deve comprenderli per potersi relazionare con i giovani. Questo non significa appiattirsi, significa aiutare i giovani a comprendere e a leggere criticamente la realtà. E noi, penso, con questo evento l'abbiamo fatto. L'evento è stato organizzato in occasione della presentazione del progetto editoriale discografico di Nino D'Angelo, il poeta che non sa parlare, insomma, e abbiamo riflettuto con illustri studiosi sul fatto che, insomma, attraverso le sue opere, attraverso, diciamo, la sua musica, Nino D'Angelo è riuscito ad arrivare un po' a tutti. I suoi messaggi hanno raggiunto soprattutto quei giovani delle periferie, quei giovani delle terre nere, quei giovani verso i quali c'è spesso un pregiudizio. E Nino D'Angelo ha affrontato i temi, per esempio, il dramma delle carceri giovanili, diciamo, il tema, per esempio, del razzismo, il tema della discriminazione, i grandi valori, diciamo, del comunitario. Il Nino D'Angelo utilizza molto questo tema, il tema della comunità, no? il sentirsi uniti, affrontato per esempio il tema del razzismo. Insomma, noi abbiamo il tema della guerra, per esempio, pensavo alla guerra in Iraq, che oggi diventa di straordinaria attualità. Quindi non è i temi legati ai sentimenti, ai valori. Purtroppo una certa, con un certo atteggiamento, possiamo dire, di snobismo, nel passato, la musica di Nino D'Angelo non è stata, i suoi testi forse non sono mai stati letti adeguatamente e non sono stati, diciamo, giudicati correttamente. Quindi abbiamo voluto anche ristabilire, insomma, in un certo senso, la verità anche su questo, riflettere su questo insieme. Cantava. La musica, lui cantava queste emergenze. Come? Lui cantava queste emergenze negli anni 80, 90, e sono, sì, come diceva lei, temi ancora attuali, attualissimi. Quindi sono, sì, emergenze che non si sono risolte, magari sono aggravate, si sono trasformate, anche l'approccio da parte di, certo, chi vive queste emergenze. Certo. Ecco, ma per esempio, se lei pensa nell'ultimo lavoro, disco, nell'ultimo album, appunto, che è lo stesso titolo del libro, Il poeta che non sa parlare, c'è una bellissima canzone che Nino D'Angelo canta con Rocco Hunt, che, diciamo, è un ragazzo, è un giovanissimo, e insomma affronta i temi del razzismo in Kille con Matteo, anche un testo di profonda denuncia civile. E questo dimostra che Nino D'Angelo è stato in grado di attraversare le generazioni. Nino D'Angelo, insomma, a 60 anni si riesce a parlare, diciamo, con i ragazzi di 18, di 20 anni, lanciando dei temi importanti. Come dicevo poc'anzi, spesso noi tendiamo, la società tende, come ci diceva, ci insegna la letteratura attraverso Pirandello, ad affibbiarci una maschera, ci giudica in base a quella maschera, non rendendosi conto dell'evoluzione che noi negli anni possiamo avere. Ecco. Sì. E questo è il caso di Nino D'Angelo, cioè viene, appunto, letto purtroppo spesso solamente facendo riferimento ai film, alle canzoni, per esempio, degli anni Ottanta, senza considerare tutta l'evoluzione degli ultimi 25 anni. Penso, insomma, a Terra Nera, penso a Senza Giacca e Cravatta, penso, a Brava Gente, Mamma Preta, Doppe e Muro, cioè ci sono dei testi che sono incredibili, poetici, straordinari, e sì, penso che sia stato davvero significativo che un convegno del genere, una riflessione del genere,
sia partita dalla più antica libera università d'Italia, l'Università Sorso a Benincasa, sì, che è nata proprio per iniziativa di un gruppo di donne per, diciamo, con lo scopo di emancipare le donne attraverso l'educazione e l'istruzione, quindi rendersi conto che l'istruzione e l'educazione sono strumenti potenti di emancipazione, insomma, delle persone, quindi questo è molto significativo. Poi il convegno, insomma, è stato molto bello, ci sono state più voci, c'è stato insomma, per chiudere, professore. Per chiudere, professore, sì, però i giovani di oggi hanno altri mezzi a disposizione rispetto al passato e agli anni di Nino D'Angelo. Adesso si utilizzano i social, quelli sono i mezzi di comunicazione, quindi il linguaggio è completamente diverso, anche il modo di trasferire un disagio è diverso. E questo sta influendo negativamente sulla società di oggi oppure no? Allora, questo sicuramente sta influendo negativamente, comunque giusto per inciso, Nino D'Angelo utilizza molto i social, quasi ogni sera fa una diretta e insomma molto, anche molto molto seguita sulla sua pagina, quindi attraversa le generazioni. Sicuramente i social sono, diciamo, se utilizzati in maniera scorretta, sono uno strumento totalmente, diciamo, negativo. Bisogna quindi educare soprattutto alla lettura critica della realtà. Educare alla lettura critica della realtà non vuol dire censura, vuol dire proprio fornire a queste ragazze, a questi ragazzi, gli strumenti per non essere vittima delle fake news, delle bufale e quant'altro, ma di poter autonomamente leggere la realtà e quindi non cadere nella trappola, nell'illusione che spesso, verso la quale spesso i social indirizzano le persone.